Prima di tutto io credo che sia anche importante che il Presidente del Consiglio del nostro Paese dia dei messaggi per certi versi positivi e rassicuranti. È indubbio che il fattore psicologico dei cittadini italiani negativo, soprattutto in termini di prospettive, sta incidendo molto anche sulle modalità di spesa, e questo quindi è importante che vengano questi messaggi. È però vero che questi messaggi che incidono sulla psicologia del consumatore devono avere poi un riscontro nella tasca del consumatore, quindi bisogna fare delle politiche che effettivamente in qualche modo vadano incontro alla difesa del potere d'acquisto del consumatore. Ed è indubbio che il quadro che abbiamo fatto è un quadro che non può essere visto che negativamente, perché l'impianto delle manovre che si presenta per il 2013 è un impianto che incide sulle tasche degli italiani addirittura in modo superiore al 2012, è stato il 2005, euro per famiglia sarà di 3.000 e passa euro nel 2013. Se poi insieme a questa fase di recessione economica che richiede tagli dei bilanci che incidono sulle tasche dei consumatori ci mettiamo l'inflazione, abbiamo la tempesta perfetta. Cioè, l'inflazione nessuno ne tiene conto, però è non un annuncio ma un fatto reale e concreto che si sta presentando e che si realizzerà nel 2013, soprattutto per il rincaro delle materie prime, cereali, petrolio e quant'altro, e sarà sull'ordine del 5%. Quindi questo vuol dire che nelle tasche delle famiglie ci saranno altri 400 euro di aumento per fare la spesa. Ecco, allora, questa è la situazione oggettiva, chiara, trasparente, c'è poco da nasconderla e non dobbiamo nasconderla alla nostra gente. Essere coerenti con le esigenze del consumatore e essere dalla parte del consumatore italiano. Questo copre il primo elemento, con 7 milioni e 700 mila soci, che non può assolutamente disperdere. Il secondo elemento è COP insieme agli altri, perché la situazione devastante che abbiamo davanti è indubbiamente un'azione che solo COP non riesce a risolvere, quindi ci vuole il concerto delle parti, in particolare della parte industriale e della parte anche del governo, che deve dare un sostegno a questi 20 milioni di famiglie bisognose che stanno nella fascia di reddito basso o medio basso. Aspettavamo che questo governo desse un segnale molto organico e strutturato sulle liberalizzazioni. Ci sono stati dei timidi segnali in qualche parte, anche chiusura, e questo non va bene, non va bene per la realtà distributiva italiana, che vorrebbe fare come le catene distributive in Europa più evolute, quindi più servizi al consumatore, ma non va bene per le famiglie italiane, perché è indubbio che i processi di liberalizzazione, soprattutto sulla telefonia piuttosto che sui farmaci, piuttosto che sui carburanti o altri servizi, andava, come abbiamo dimostrato, sicuramente a favore delle tasche delle famiglie italiane.